indicazioni, per cui ti puoi sempre indicare, tracce della vita, è diciamo la galleria del menu 1, che è questa e comincia qua, per cui ho una mappa che mi indica in generale le aree principali con le unit, quindi le exhibit principali dei percorsi, e avvicinandomi posso andare a guardare. Ad esempio, qua siamo davanti al tavolino dei meteoriti, troviamo dei meteoriti lunari, dei meteoriti marziani, e all'origine della Terra ci sono pietre dal cielo, c'è un riconoscimento diciamo del tavolino da parte dell'utente, e uno volendo può andare a scoprire dei contenuti aggiuntivi. Ad esempio su Daralgani, che è un meteorite, io so che viene da Marte, per cui ho dei contenuti aggiuntivi su quello che è lo pianeta rosso, quindi ci sono delle gallerie ad esempio con delle spiegazioni, con meteoriti marziane, spiega, dà un contributo più scientifico. Se inoltre ci sono cose che vanno oltre un po' questo riconoscimento del ti estendo, ad esempio dei video. Qua abbiamo Davide Tombolato, che è un ricercatore del museo, che ci spiega delle cose che adesso è fatto per usare le cuffie, io vi metto l'audio. Il Sole si è acceso, è iniziata la fusione nucleare e i vari pianeti hanno cominciato ad accrescersi di massa sempre. E ci spiega un po' quello che è la nascita del sistema solare, la Terra perché è in quel range di vita, è possibile che possa essere sviluppata la vita, e per cui accompagna diciamo in una visita che è una visita libera, in funzione percorsi. Al momento, grazie a Massimo Bernardi, che è il paleontologo del museo, ne abbiamo realizzato uno che si chiama, siamo avvalsi della collaborazione di una divulgatrice scientifica che è della SISSA di Trieste. Abbiamo realizzato i questo che di tutta una vita. Parla da la sola. Affascinante storia della vita, un complesso evolvere di forme regolato da drammatici cambiamenti ambientali, geografie mutanti e occasioni fortuite. A caccia di ricordi, seguendo il filo dell'evoluzione dell'uomo, in un passato vecchio 5 miliardi di anni. Questo è l'intro, dopodiché giustamente la guida mi dice dove devo andare, mi dice di portarmi sulla prima tappa, che è questa. Noi nell'universo, e parte la guida, che ha questa funzione. I ricordi di tutta una vita. L'affascinante... Scusami. Storia della vita. Ascolto la tappa, ho sempre questo discorso di caselline, di tile, che mi propongono degli ulteriori contenuti. Adesso io mi sposterei da qualche parte sulla mappa e faccio partire ad esempio questa, che è quella sulle formidabili lucertole. Le formidabili lucertole. Che sono queste, per cui io da qua mi guida, mi racconta rise and fall delle lucertole, e qua ho tutta una serie di contributi che il museo non mi può dare perché giustamente gli spazi sono limitati. C'è un riconoscimento visivo del Dilophosaurus ad esempio, e ci sono queste cose che sono un po' edutainment, tu vesti il dinosauro, lo vai a scoprire. Puoi fermare quando vuoi il percorso, perché per fruire di questi sono diversi i contenuti. Abbiamo queste illustrazioni che sono state fatte da un paleoartista, le vedi là e le vedi scorrere su questi monitor. La bellezza di queste illustrazioni è che sono in gigapixel, vuol dire che sono 11.000 pixel per 7.000 e sono dettagliatissime, ogni elemento è studiato. Adesso ti faccio vedere, rispetto a quello che puoi vedere su quel monitor, quanto puoi andare nei dettagli di questa cosa, ed è tutto studiato dal paleoartista col supporto del paleontologo. C'è una bellissima contributo del paleoartista che racconta poi come questo è avvenuto. Anche a parte che si riesce a fare un primo piano di questi, che cioè si ha tutta una definizione, ma poi si vanno a scoprire anche delle cose come questo esserino che quando lo si guarda qua passa inosservato, che è qui piccolino, mentre qua hai, questo è quello che ti può dare il contenuto di più, cioè si vede chiaramente.
eccolo qua. E qua c'è. E questo è un po' quell'effetto che ai bambini piacerà, insomma. Prima quando lo raccontavamo facevamo lo scherzo di arrivare qua e dire metti il dito qua ai bambini e poi lo... Ma ce ne sono altre cose di questo tipo che sono per quegli elementi che una volta installati sono fissi e non ti permettono. Io te ne faccio vedere uno che fa parte dell'esplosione della vita nei mari. Poi esattamente, tu non puoi vedere dietro, invece questo ti permette di avere tutta quella serie di pettini. Adesso io non sono un paleontologo, però ormai dopo 3 mesi che lavoro a contatto con questa realtà inizio a... ti permette di andare a scoprire i dettagli anche di quel che non ne potresti vedere perché è fissato.